di missili Milan. Tutto questo non può essere accettato e non può prevalere il silenzio di Stato, l'omertà di chi vuole nascondere alla faccia di quelle tante vittime, di militari, di civili che hanno perso la vita, che meriterebbero rispetto e onestà intellettuale da uno Stato che invece si è rivelato verso la Sardegna e verso i sardi vigliacco e incapace di dare risposte concrete a un dramma di tante famiglie che ancora aspettano verità e giustizia sui loro figli morti. Grazie onorevole. Passiamo all'interpellanza urgente numero 2511 dei deputati Figgera, Nissori ed altri, concernente chiarimenti in merito al mancato avvio di negoziati con la Repubblica Dominicana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito. Chiedo alla deputata Nissori se intende illustrare la sua interpellanza. Prego, onorevole, ne ha facoltà. Sì, grazie Presidente. Onorevoli colleghi, signor Vice Ministro, con la mia interpellanza, sostenuta da colleghi di vari schieramenti, intendo porre l'accento su un disagio lamentato dai pensionati italiani residenti dalla Repubblica Dominicana, alcuni dei quali ci stanno seguendo via streaming, e cioè sul disagio causato dalla mancanza di un accordo contro le doppie imposizioni per cui essi devono pagare le tasse in Italia. Chiedono invece di poterle pagare dove sono residenti e questo renderebbe più semplice la burocrazia sia per i cittadini italiani che per quelli domenicani che risiedono in Italia. Attualmente non vi è la doppia imposizione dello Stato domenicano, questo bisogna riconoscerlo, ma se questi pensionati potessero pagare le tasse in loco sarebbe una conquista importante per loro. Ricordo che il 6 luglio scorso sono intervenuta nell'aula di Montecitorio per dichiarazioni di voto sulla convenzione tra l'Italia ed il Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito. Spero di poterlo fare presto sulla futura convenzione tra l'Italia e la Repubblica Dominicana, magari aggiungendo anche un accordo sulla sicurezza sociale. Inoltre, mi preme ricordare che la stipula di una convenzione per evitare le doppie imposizioni con la Repubblica Dominicana sarebbe molto importante anche per le numerose aziende italiane, circa 400, che operano in quel paese e che vedrebbero in un siffatto accordo una semplificazione del sistema burocratico, quindi con un quadro certo e semplificato di norme e procedure. Signor Vice Ministro, si tratta di rapporti con un paese con il quale l'Italia gode di ottime relazioni e che dall'inizio dell'anno prossimo vedrà anche la riapertura della nostra ambasciata a Santo Domingo. La stipula di accordi tesi a semplificare gli adempimenti fiscali dei nostri connazionali che vi risiedono sarebbe pertanto un gesto di buonsenso, un'attenzione agli italiani all'estero e un passo fondamentale per sostenere il nostro sistema imprenditoriale all'estero. Gli italiani all'estero rappresentano una risorsa preziosa per il nostro sistema paese. Facciamo in modo che il governo ne prenda atto non solo formalmente, ma anche attraverso provvedimenti concreti. Grazie. Grazie onorevole Fitzgerald, il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando ha facoltà di rispondere. Prego, ministro. Grazie signora Presidente. La questione posta dagli interpellanti è molto chiara. Sul punto bisogna prima di tutto precisare che le convenzioni contro le doppie imposizioni, secondo il modello di convenzione fiscale dell'OCSE, sono trattati internazionali di natura fiscale che, al fine di evitare i fenomeni di doppia imposizione, cioè nello stato della fonte e nello stato di residenza, nonché di evasione fiscale, regolano la potestà impositiva tra i due paesi in relazione ad una molteplicità di tipologie reddituali, tra le quali figurano appunto anche le pensioni. In tal senso, per quanto riguarda l'Italia, il nostro Paese, ispirandosi al modello della Convenzione dell'OCSE che ho già richiamato, ha attualmente in vigore una rete molto larga di convenzioni.